Presidente, insieme al Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, siamo qui a comunicarle il risultato della votazione, con la quale in data odierna il Parlamento, in seduta comune, con la partecipazione dei delegati regionali, l'ha eletta Presidente della Repubblica con 759 voti. Ciò risulta dal processo verbale approvato al termine della seduta medesima, che ho l'onore di consegnarle. Ringrazio i Presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle regioni per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per la elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati. E naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini.